Ognuno di noi ama la propria terra d'origine, penso anche agli altri papi, ma certamente il legame di Papa Giovanni è proprio rimarcato da lui continuamente, nel senso che i riferimenti che lui fa alle sue origini, alla sua famiglia, alle condizioni in cui è cresciuto, finalmente alla sua parrocchia e poi alla terra bergamasca in genere, sono costanti lungo l'arco di tutta la sua esistenza. Papa Giovanni, in maniera che probabilmente appartiene alla sua santità, è capace di toccare il cuore delle persone. Il famoso discorso della luna, che rimane una specie, diremmo oggi, di icona. Papa Giovanni appunto si affaccia a questa finestra la sera dell'apertura del concilio, quindi di un gesto che rappresenta poi nella storia della Chiesa un passaggio la cui importanza non riusciamo ancora assolutamente a contenere. E risponde a questa attesa il suo segretario, poi Cardinal Capovilla, che gli dice: Santità, tanta gente si è riunita, vada, dica una parola. E il Papa, che effettivamente è anche molto stanco, però nel momento in cui scosta la tenda e vede questa folla, le luci delle lampade, non resiste, quindi apre. Oggi siamo abbastanza abituati a questa spontaneità del Papa, Papa Francesco sicuramente. Allora era un fatto assolutamente impensabile. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona, il Papa è con noi. Nella cultura bergamasca l'appello morale della concretezza, quindi del sempre fare delle parole poi un gesto concreto, è qualcosa di estremamente caratteristico. Il Papa Giovanni è certamente l'uomo capace di parole che toccano il cuore, ma proprio perché hanno poi lo spessore umano della concretezza. In fondo l'immagine stessa della carezza è una parola che diventa gesto concreto. Lui perché va all'ospedale? Perché anche qui ricorda quando era bambino e lo dice a Capovilla, cioè: io nel giorno di Natale, nei giorni del Natale, con la mia mamma, con la mia famiglia, andavamo a trovare i bambini malati. E quindi, ripeto, è una fede che diventa gesto concreto passando attraverso questa tradizione che custodisce la fede.